Salve a tutti, benvenuti a un nuovo video, commento, torniamo una volta sui nostri passi, sempre dal magnifico mago di riga Mikhail Tal, stavolta andiamo a vedere una sfida giocata al torneo di Reykjavik del 1964, quindi un Tal molto giovane che va a sfidare il campione locale Thorbergson. Ora, sebbene fosse campione islandese, però davanti a un pezzo di grande calibro, quindi vediamo un po' cosa hanno combinato questi due in quest'epica avventura nel 1964. In questa partita Torbergson gioca con il bianco e Tal con il nero si inizia con d4 cavallo f6, quindi una difesa indiana c4 g6 Tal si preoccupa di attaccare dall'esterno la catena centrale che ora il bianco in qualche modo potrà Dopo cavallo c3, portare nel mezzo al Fiere g7, come previsto, e 4. Ora, quindi di solito si gioca d6. Se si vuole entrare effettivamente a tutti gli effetti, in una est indiana per poi favorire eventualmente queste spinte. In realtà, Tal ha giocato l'arrocco corto subito per in qualche modo velocizzare la sicurezza del re e poter contrattaccare al centro a questo punto viene scelta la variante dei quattro pedoni da parte di Torberson, molto molto eh, efficace nel senso che ora il bianco minaccia di venire oltre con il pedone 5 eh, però il nero può difendere abbastanza agevolmente con D6 tuttavia questa struttura del bianco in qualche modo impedisce un po' la spinta 5 vedremo come Tal riuscirà a gestire questa evenienza comunque cavallo F3 a rinforzare un attimino ulteriormente la spinta però tal decide di anticipare con c5 ora siamo ovviamente in una parte battuta della teoria delle aperture quindi niente di cui preoccuparsi ovviamente la spinta e 5 qui viceversa era un pochino diciamo sconsigliata per via dei numerosi attacchi che il bianco aveva su quella casa ad ogni modo ora che fare perché qui già il bianco comincia a eh, avere una scelta perché Potrebbe effettivamente catturare eh, cercando, eventualmente, anche di aprire la linea. A parte ora, il nero potrebbe anche decidere di non aprire subito la linea, e in ogni caso, se lo facesse, però la torre difende a donna, quindi non c'è pericolo di avere un cambio vantaggioso per il bianco. Eh, in realtà, quello che gioca il bianco qua è la spinta di 5, cosa che permette un maggior avanzamento dei pedoni bianchi al centro, quindi dal punto di vista della strategia un guadagno di spazio ehm, però attenzione perché questi pedoni poi possono essere anche in qualche modo attaccabili ed ecco che subito parte la spinta 6 ok quindi si va a cercare subito di sfondare questo centro pedonale il nero prova a continuare a sviluppare con e2 quindi potendosi mettere in condizioni da arroccare corto e ora tal subito e per d5 ok quindi abbastanza logica l'idea di questa mossa c'è il rischio di aprire la colonna sul re bianco cosa che però per il momento non è una grossa preoccupazione ehm, di fatti il bianco ci si infila tranquillamente con e per d ok quindi questo pedone resta rinforzato ora al nero sarebbe concessa l'apertura di questa colonna però al è sufficientemente difeso dal bianco per cui il bianco non ha problemi a roccare mettere al sicuro lo stesso in questa struttura, inoltre si fa largo anche un'idea tattica per il nero. O comunque strategia, forse meglio dire per il nero che potrebbe occupare la casa D4 con l'alfiere. Quindi, caso da Rocco Corto, come presumibile, il bianco prosegua. C'è anche questa opportunità da tenere di conto. E tal qua, ehm, fondamentalmente, già gioca una mossa alla TAL, perché decide di sacrificare direttamente un pedone con la spinta B5. Ok, cosa succede? Cosa, a cosa serve questa spinta? Ovviamente il pedone è nettamente in presa dei pezzi bianchi, per cui eh, qui il bianco può passare in vantaggio materiale. Cosa serve questa spinta? Ora, a parte aprire un po' le linee, tra cui soprattutto quelle campo chiaro che potrebbe venire ad attaccare questo pedone, ehm, eh, soprattutto magari in vista del fatto che il bianco giochi c per b5, che potrebbe essere una mossa che non mette a repentaglio la salute dell'equino in c3, però indebolisce questo pedone al centro. Quindi ora il nero ha a disposizione un po' di mosse per portare i pezzi in attacco, e non è detto che il bianco ce la faccia facilmente a reggerlo. Tra l'altro, deve ancora gestire il problema di questa colonna aperta. Eh, in partita, viene giocato cavallo per b5, cosa che mantiene la struttura pedone del bianco solida. Quindi un po' le pretese del nero di attaccare su D5 sono un po' smorzate grazie alla difesa di, del primo C4, però questo cavallo ovviamente qui è un po' abbandonato a se stesso, potrebbe essere in qualche modo scacciato in ogni momento con la spinta A6. Pertanto però prima tal gioca cavallo e 4 giusto per mettere un freno alla ritirata più facile in C3, ora questa casa è attaccata molteplicemente quindi il cavallo non può semplicemente rientrare. Ad ogni modo il bianco a rocca per mettere il re al sicuro e ovviamente qua arriva la spinta a 6 che pone qualche quesito di troppo a questo cavallo che già è stato mosso un paio di volte. A questo punto dovrà rimuovere nuovamente eh, le opzioni sono o finire in C3 e questo restituirebbe subito il pedone al nero, però d'altra parte il bianco ora ha buone prospettive di sviluppo, quindi ha restituito il pedone di gambetto, però il nero si trova con solo questo pezzo sviluppato, quindi la situazione non è che sia poi così chiarissima, quindi il bianco qui non dovrebbe stare male comunque, anche se restituisce il pezzo. In ogni caso, qua viene scelta la variante con A3, cavallo A3, ok? Quindi il bianco prova a tenere il pedone di vantaggio, però questo ovviamente a prezzo di certe concessioni. Per esempio, il fatto che questo ora cavallo per poter nuovamente essere sviluppato dovrà fare un percorso molto lungo e teniamo presente che ha già fatto tre mosse, quindi ora, è vero che il nero mh, non è molto sviluppato, ma questo cavallo bianco dovrà perdere ancora un bel po' di tempo prima di ritornare attivo. E di fatti che succede ora? Cav eh, torre A7, quindi Tal porta subito una torre verso il centro con questa manovra un po' strana, però a quanto pare molto efficace. Qua segue alfiere di 3, quindi si vuole togliere di mezzo possibilmente questo cavallo prima che possa far danni e di fatto si prevede per esempio torre 1 per il bianco cominciando a far pressione, però è anche vero che il nero fa presto a ridifendere con torre 7. E ora ancora non si può continuare a far pressione con cavallo di 2 proprio perché si libererebbe questa casa per l'alfiere campo scuro. Okay, Questa è una manovra che il bianco deve un po' evitare, anche perché ora il nero ev evidentemente sta attaccando in qualche modo e eh, anche in modo pesante. Forse. Per cui eh, il bianco prend prende l'occasione per portare questo cavallo in C2, quindi riportarlo verso la civiltà, se possiamo cosa dire. Ora il cavallo controlla T4, quindi eventualmente potrebbe venire in mente anche di giocare un qualcosa tipo. Cavallo D2 per sloggiare l'equino avversario, però torre F8 quindi aumenta la pressione del nero sulla colonna. Questo cavallo è ulteriormente ben difeso. E, ok. Torberson prova a difenderlo con la torre a riattaccarlo con la torre ora, è ancora in deficit di attacco perché il nero difende sufficientemente in questo modo. Però è anche evidente che il bianco ha un certo numero di difficoltà a svilupparsi. Eh, oltretutto sembra, a parte per quanto riguarda questo cavallo che è ancora fermo, che il nero sia molto più sviluppato e inoltre questo cavallo al centro ostacoli ulteriormente lo sviluppo del bianco. Ok, comunque cavallo di 7, viene portato fuori l'altro cavallo, probabilmente finirà su F6 per sostenere l'equino e magari attaccare il riavversario in qualche modo nelle mosse successive. Ok, cavallo è 3, quindi sembra che il bianco si disinteresse della difesa di questa casa, tanto c'è l'altro cavallo e potrebbe essere riciclato in qualche modo finalmente verso il lato di re, dopo aver speso 1, 2, 3, 4, questa è già la quinta mossa che fa questo povero cavallino. E vabbè, eh, ad ogni modo non si poteva comunque giocare cavallo di 2 qui, sempre con l'intento di sloggiare questo equino perché... Eh, C'era questa mossa molto interessante che arriva con l'attacco la di scoperta delle torri sulla torre avversaria. At contemporaneamente si attacca la donna, quindi questo cavallo non può essere lasciato indenne. Re per F2, però il re si espone un po'. E dopo questa manovra, non si può riprendere di donna perché c'è la torre dietro. Va ripreso di cavallo e il re è un po' veramente isolato. Mm. Tra l'altro pure con l'attacco di questa torre sulla colonna E si può provare a mantenere la difesa del cavallo con Re F1 però entra pure l'alfiere Camposcuro, minaccia matto in F2, cavallo E4 prova a bloccarlo però qui la situazione è abbastanza pessima, vabbè qui semplicemente Nero può dilagare continuando a far fuori le ultime difese rimaste al povero monarca. Avversario, per cui, eh, viceversa viene scelta l'altra via di cavallo E3 quindi un, ancora questo tentativo di sviluppo del, del cavallo Ramingo, eh, ok, cavallo DF6, come previsto, va a bloccare l'uscita in G4 dell'equino, donna C2, finalmente piano piano sembra qualcosa muoversi. Si è tolto di mezzo il cavallo da c2. Questa casa è occupata dalla donna. Attacco sul, sul cavallo e4. È ancora sufficientemente difeso. E qui viene giocata cavallo h5. Ok, una mossa interessante perché va ad attaccare questo pedone. E la cosa strana è che non è assolutamente facile difenderlo per il bianco. Per esempio, se si giocasse cavallo f1 cosa che tra l'altro rimetterebbe un po' il cavallo nuovamente in una specie di posizione di partenza per difendere il pedone con l'alfiere, però in realtà ci sarebbe stato questo interessante sacrificio sempre basato sul fatto dell'attacco di scoperta sulla torre. Per cui a questo punto se si fa fuori il cavallo in qualsiasi modo il bianco perde un pezzo in, in E1, quindi poggia e buca fa pari, nonché rimane con una posizione non proprio... Vantaggiosa se viceversa si prova a far fuori prima la torre, il cavallo si salva catturando un pezzo con scacco. Per cui alla fine della fiera posizione rovinata per il bianco e comunque buon vantaggio per il nero. Ecco perché viene deciso di giocare G3, cosa che consolida questa catena pedonale, però indebolisce anche le case chiare intorno al re bianco, con questa è pronto a saltarci addosso. E non solo, anche i cavalli potrebbero far visita a queste case e qui Tal comincia a stringere la morsa perché decide di giocare al D4 una mossa molto compromettente perché effettivamente va a inchiodare il cavallo sul re quindi questo cavallo che potrebbe venire bersagliato successivamente con la nuova riapertura della colonna E è, è, è una minaccia che difficilmente può sostenere è anche vero che come è giocato in partita con cavallo per D4 quest'alfere se ne va abbastanza in fretta tra l'altro provoca dei danni alla struttura del nero però questo pedone in D4 diventa un po' il principe della situazione, difficilmente contrastabile. Guadagna un tempo sull'equino in E3, riapre nuovamente la possibilità di giocare attacchi di scoperta sulla torre in fondo che non è al momento difesa. Viene giocato cavallo G2 e ora l'attacco sul cavallo è insomma, in piena regola da parte del bianco, ma arriva come detto cavallo G5 con l'idea di poter catturare Eventualmente questa torre. Ora, ehm, qui se si cattura il cavallo ovviamente eh, il, il bianco perde un pezzo e ne uno e con esso fondamentalmente la partita, anche perché il re è talmente esposto che non si può trovare alcuna soluzione. Per cui il bianco, qua deve per forza cambiare prima le torri, dopodiché, ancora una volta, in between move, mossa intermedia. Bene, prima salvato il cavallo con questo scacco da cui il bianco non può controbattere se non muovendo il re senza poter riattaccare il cavallo. Quindi si guadagna tal questo tempo per poter far fuori la torre. Eh, L'altra opzione, re h1, a parte suonare malissimo perché insomma, potrebbe favorire questo, questo scempio, però dopo donna e7, se il bianco prova a sviluppare per controbattere l'egemonia, di questi pezzi in realtà Dopo cavallo F6 E torre 1 non è più buona Perché c'è cavallo G4 Il problema è che qui si minaccia matto E non è che ci siano praticamente soluzioni papabili Ok, torniamo indietro Quindi re F1 è sicuramente la più adeguata qua Però il bianco non esce ancora da, dai guai Torre per E7 ma Si recupera il pezzo Ora forse poteva suonare più ideale giocarci la donna, anche se magari il bianco aveva opportunità di liberarsi. Però, abbiamo visto manovre di questo tipo avrebbero lasciato un po' in panne il re bianco. Ehm, in questo modo però si lascia la donna su questa diagonale. Vediamo poi cosa comporta tutto ciò. E, insomma, fate un po' i conti col fatto che eh, il pedone F4 sia notevolmente sotto pressione. Ok, cosa segue? Ehm, qui, forse poteva essere giocata F5, cercando di in qualche modo sbloccare un po' la situazione e rendere un po' più utile questa artiglieria bianca. Però viene giocata una mossa più conservativa: il D2 che mantiene questa struttura intatta a mod di scudo difensivo, e si prepara a controbattere sulla colonna e con la torre. Però attenzione, cavallo F6. Quindi attenzione perché l'idea è quella di ributtarsi nuovamente insomma, su manovre di questo tipo. Ora con il re qui sono meno pericolose, però questo cavallo si rifà avanti pericolosamente. Segue cavallo h4, lascia un briciolo di via di fuga al re e eventualmente si prepara a portarsi in una posizione più efficace. Cavallo g4, pronto ad occupare questa casa e ora segue cavallo f3. Ok, quindi il cavallo si posiziona in modo da difendere un eventuale ingresso della torre. Sembra che il bianco possa a questo punto chiudere la questione, obbligando il nero a cedere parte del controllo che ha sulla colonna E. Ma qui subenta un'altra idea. Del nero che comincia nuovamente a buttare pezzi là come fossero noccioline. E tal ci schianta questa torre 3. Ok, ora è abbastanza ovvio l'idea. Um, di fatto questa torre non può essere presa, perché segue il cavallo con doppio a re donna. E tra l'altro si minaccia pure il cavallone F3, quindi la situazione comincia a farsi veramente scottante. Qua segue re G2 che tenta di difendere il cavallo e di far uscire il re dalla zona un po' calda della scacchiera. Però donna E7, quindi si rinforza questa opzione. Ora che succede? Se il re prende questo pezzo lasciato ovviamente in pasto, seguitore per F3, e ora il problema è che il cavallo è difeso, minaccia la scoperta con cavallo E3 e questo re ci saluta tutti quanti. Per cui viene giocato Torre 1 nel disperato tentativo di bloccare l'entrata dei pezzi neri, ma ciò non serve, perché Tal schianta un altro sacrificio e butta lì, cavallo per F4 ok anche qui sembra un pezzo completamente lasciato uh, allo stato brado, in realtà è abbastanza ovvia l'idea perché ora qui si sta minacciando un po' di cose interessanti e è pure scacco quindi mm, fondamentalmente il bianco non ha non ha grosso modo di, di poter contrattaccare, deve per forza prendere, l'altra alternativa poteva essere giocare reggi 1 ma dopo cavallo per D3 si può eventualmente pensare di giocare al fiere per e tre però segue che la torre se ne va dopodiché il nero ha il vantaggio di avere ancora in presa questo pezzo del bianco eh, l'altra idea è prendere di donna potendo sfruttare eventualmente questa inchiodatura però comunque dopo torre per alla fine della fiera il bianco rimane sempre con un pezzo sotto lo può recuperare però l'attacco resta nelle mani del nero con la torre in seconda traversa che è detta un po' legge quindi anche questo finale non lo racconta il bianco ecco perché fondamentalmente qui è necessario far fuori l'equino e cosa serve questa mossa? a liberare la casa c4 quindi un sacrificio di pezzo molto utile da parte di tal però attenzione perché a questo punto ora il bianco ha due attacchi su, su e3 quindi il giochino della torre intoccabile non esiste più, intoccabile, vi ricordo per via del doppio a, a re e donna. Pertanto, Tal deve ancora risolvere questo problema. E sembra essere un colore di bottiglia questa torre. Eh, viene giocata su, su, su e1. Non si può riprendere dal fiere perché c'è il doppio. Quindi va ripreso di cavallo. E questo non è sicuramente la migliore delle notizie, perché lascia completamente isolato il re bianco e di fatto permette l'entrata in pompa magna in H4. Ok? Duplice minaccia non sostenibile, per forza il bianco deve aprire questa traversa per cercare di difendersi. L'alternativa cavallo F3 che difende solo H2 è seguita da donna F2, re H1 e poi matto evidente a seguire, quindi la traversa deve venire aperta dal bianco che non ha di meglio da fare che spostare l'alfiere in c1, in questo modo si difende perlomeno f2, e si perde un pezzo però, quindi il materiale torna a essere nuovamente pareggiato e il problema è che ancora il re bianco è completamente a gallina, ok? Quindi ora c'è possibilità di cambiare ancora materiale favorendo l'attacco con per esempio cavallo e 3. Um, Ora forse si poteva tentare di giocare F5 a cui però segue cavallo e 5. Ora la donna è sovraccarica. Non può difendere entrambi. Eh, anche questo è un punto abbastanza cruciale nella tattica della posizione. Viene viceversa giocata H3. Cercando di rimuovere questo cavallo. Anche se, insomma, eh, il gioco non è che valga tanto la candela. Ora cercare subito questa semplificazione. Non è proprio ottimale perché comunque, vabbè. Il bianco fa fuori il pezzo e dopo donna per E3 forse può anche darsi che il bianco riesca a reggere. C'è questo effettivamente pedone in presa, però dopo F5 si riapre un po' il gioco per questa batteria. Quindi, insomma, la situazione non è che sia proprio chiarissima, a dire il vero. Viene scelto viceversa di giocare a cavallo H6, quindi un attimo di temporeggiamento. E in qualche modo si si toglie un po' la possibilità al bianco di giocare con troppo successo questa mossa e si attende un attimo per portare il colpo di grazia e ora se si perde tempo per esempio con la spinta a 3 c'è donna h4 e il nero entra poi dopo aver liberato la strada fa avanzare tutti gli altri pezzi quindi l'unico modo per cercare di liberarsi da parte del bianco è proprio giocare lo stesso f5 a cui segue però cavallo per F5 con nuove possibilità di minaccia, sempre sul solito stile. Alfiere F4 prova un minimo di controgioco cercando di attivare un po' questo alfiere, però ormai il nero contro un pezzo solo del bianco può dettare più o meno legge. Gioca a cavallo H4, scacco che forza il re in un angolo. A qui segue cavallo F3, Scacco, Regi 2, mosse più o meno tutte forzate. E qui arriva la punta di diamante della combinazione con un altro sacrificio, Alfiere per H3. Ehm, non è che giocare, qui addirittura il bianco ha a disposizione di due pezzi, però se prende l'Alfiere, cosa non giocata in partita? Segue donna H4 e poi Doppio, e il bianco perde la donna, come è la partita. Quindi il re è costretto in qualche modo a prendere il cavallo, però ciò non è sufficiente perché donna G1 e le maglie di de... questa minaccia di matto si stringono intorno al re bianco. Cioè per esempio alfiere G4, re E4 e matto con la spinta in F5. E il problema è che ha il bianco che è che ha tutti i pezzi non proprio attivi. Questo alfiere viaggia solo sulle case scure, mentre le case chiare sono controllate solo dalla distanza. Quindi il bianco non può fare quasi niente per bloccare questa situazione. Ok, cosa, cosa ha tentato Torberson? Ha tentato Alfiere per G6. Ok, con l'idea di aprirsi un po' più di vie per, per il proprio re. Di fatto, ora la spinta, diciamo questa manovra non è più valida perché c'è l'Alfiere che, che difende. Quindi il bianco può semplicemente a questo punto anche di perdere un tempo, ma non c'è tutta questa necessità. Viene giocata semplicemente donna G4 scacco con una semplice combinazione dopo Re F2. Il nero prende l'alfiere con scacco e poi si preoccuperà di guadagnare il pezzo su G6. E difatti dopo questa variante il bianco qua ha giustamente abbandonato. Un'altra opzione invece di questo alfiere per g6 suicida poteva essere alfiere h6, lasciando qualche spiraglio in più al re avversario, ma anche qui è completamente circondato dai pezzi. Perché dopo, per esempio, re f4 c'è alfiere h5, ora è praticamente impossibile impedire il completo controllo del bianco su queste case. Con esso, anche grazie all'aiuto di questo provvisorio pedone. Insomma, può decidere francamente facilmente la partita. Tant'è che per esempio qui la mossa consigliata è donna 2 che perde direttamente per cercare di difendere in qualche modo questa entrata. Ok, quindi abbiamo assistito ad un'altra bellissima partita del mitico Michael Talla che anche stavolta... Non si è fatto proprio pregare con i suoi immortali sacrifici contro questo campione islandese che, poveraccio, eh, se l'è vista davvero brutta. Ok, quindi spero vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. A presto e ciao ciao.